Aurelio Ribac, segretario regionale Unione Inquilini. Questa nuova legge, o meglio, la modifica della legge 28 del 2003 sulle case popolari, allora, immette... La legge numero 23 del 2003. Del 2003. Inserisce delle differenziazioni di razza e di cittadinanza per i fruitori delle case popolari, ho capito bene? Sì, in quanto diversi comuni hanno incluso come un criterio, al posto di includere come disagio, hanno incluso 10 anni di residenza, dando per disagio. Oppure i cittadini che devono avere al momento un documento di soggiorno valido. La legge, il testo unico sull'immigrazione dice che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e anche l'articolo 117 della Costituzione dice che il diritto all'abitare è per tutti i cittadini senza distinzione di razza, nazionalità e così via. Le modifiche parlano se si raggiunge dei valori mobiliari o immobiliari per 10.000 euro, il cittadino viene escluso, praticamente cacciato via dalle case popolari. Cioè, per capirsi, 12.000 e rotti euro per avere diritto alle case popolari di un lavoratore, e uno compra una macchina, la paga a rate, il valore già arriva a 10.000 euro nonostante il pagamento di rate per diversi anni, viene escluso dalle case popolari, è così? Sì, con la nuova modifica che è stata fatta da pochi giorni, praticamente esclude la maggior parte di tutti aventi diritto, in quanto loro dichiarano che fa reddito un mezzo di trasporto. Un mezzo di trasporto non può far reddito, in quanto crea debiti, perché per andare al lavoro questo è l'unico mezzo, anche per un lavoratore stagionale, un lavoratore che fa un lavoro precario, è l'unico mezzo di trasporto, in quanto in mese di trasporto, cominciando la sera dalle 10 e fino alle 6 del mattino, ci sono pochissimi, perciò è l'unico mezzo di trasporto con quale si potrà recarsi al lavoro e non è un reddito. Grazie.